Buonasera e benvenuti in questo nuovo video su Pokémon Fire Ash. Nella scorsa parte avevamo detto addio a Butterfree, il nostro primo Pokémon catturato, no? Il nostro Caterpie, se vi ricordate, e abbiamo preso al suo posto Krabby, il Pokémon che abbiamo ottenuto al faro di Bill. In questa parte affronteremo gli allenatori del percorso 11, sì, siamo nel percorso 11 perché abbiamo preso il passaggio sotterraneo e ha collegato il percorso 8 al percorso 11, che è questo qui, credo almeno, no? O sto facendo confusione, sto invertendo i percorsi? No, ok, questo è il percorso 8, ok. Abbiamo preso il passaggio sotterraneo che ha collegato il percorso 11 al percorso 8. Noi ora siamo qui al percorso 8 e direi di iniziare a battere gli allenatori. Questo vuole testare una strategia particolare, vediamo che strategia vuole testare. Ah, è un Voltorb. Un Voltorb a livello 20. Ok, ne abbiamo un Charmeleon a livello 29. Che strategia vorresti fare, caro scienziato? Interessante strategia, niente da dire, eh. Molto, molto interessante come strategia questa. Mandare un altro Voltorb a livello 20. Nel frattempo, mentre me la prendo un po' con il super nerd Aidan, vi ricordo di lasciare un mi piace al video se la serie vi sta piacendo, di commentare facendomi sapere cosa ne pensate voi di questa Aggron, magari qualche segretuccio che mi è sfuggito nelle scorse parti, e magari anche domande che volete farmi riguardo a questa Aggron, perché io ovviamente mentre gioco mi informo anche su appunto vari segreti, varie cose che hanno creato in questo videogioco, che continuo a chiamare Aggron, ma Aggron non è semplicemente un videogioco di Pokémon. Ah, eccolo qua, rischia tutto. Testiamo la nostra fortuna. Vai, vai, testiamola. Rich. Che manda in campo Growlithe, ok. L'attacco scende. Noi usiamo comunque la cerazione anche se il nostro attacco è sceso, perché è comunque l'attacco migliore che possiamo usare contro Growlithe. E gli facciamo un colpo critico. Niente male. E manda in campo Vulpix lui, eh. Vulpix, quindi andiamo Squirtle, facciamo prendere un po' di punti esperienza anche alla povera tartaruga. E vi ricordo anche di iscrivervi al canale ovviamente per non perdervi i prossimi caricamenti, i prossimi video. Eccoci qua. Cos'è in prison? Come mossa? Ok. Squirtle a livello 21, vorrebbe imparare pioggia danza, vediamo se possiamo farglielo imparare. Non saprei sinceramente, direi di no. No. Ok. Squirtle ovviamente continua a volersi evolvere, ma noi non lo facciamo evolvere perché siamo stronzi. Allora, proseguiamo da questa parte, abbiamo un centauro. Eccoci qui. Come osi sfidarmi, ci dice. Vabbè, oh, insomma. Riccardo, sei spagnolo? Se sei spagnolo, guarda, ti arrossisco anche con più piacere. Non è razzismo, perché gioco anche a League of Legends, e su League of Legends gli spagnoli sono un po' rompipalle, diciamolo così. Niente a che fa, niente rispetto agli italiani. Gli italiani su League of Legends sono i più rompiscatoli, i più flammoni. I flammoni vuol dire soprattutto quelli che insultano, no? Cioè, una cosa assurda, guarda, gli italiani su League of Legends. Abbiamo Charmeleon a livello 30, siamo contro un Kingler, un Grimer, direi di mandare un attimo Krabby per fargli prendere un po' di punti esperienza più che altro. La nostra Krabby. E poi rimettere Charmeleon, che con un lanciafiamme dovrebbe tirarlo giù facilmente. Mad Bomb. Ah, attenzione. Pure colpo critico. Rimane. Rimane in vita. Ok. A questo punto lacerazione. Bene, bene. Allora, diamo un paio di pozioni al nostro Charmeleon. Eccolo qui. Vai. E continuiamo. Salve. Salve, signor Centauro. In questo percorso, se hanno lasciato i Pokémon come Rosso Fuoco Verde Foglia, potremmo catturare anche Vulpix e Growlithe, tra l'altro. No, dai, non iniziare, eh. Dai, che merda. Con minimizzatore. Perfetto. Un altro Grimer. Ah, dato che Grimer è un Pokémon fastidioso, non faccio prendere punti esperienza a Krabby con Grimer. Vediamo di tirarlo giù il prima possibile.
Ecco fatto. Perfetto. Vediamo un po' chi abbiamo qui. Ah, qui abbiamo un botto di allenatori, è vero. Allora, facciamo così. Facciamo prendere un po' di punti esperienza a Krabby. Comunque non è malaccio, come Pokémon. È un buon attaccante fisico. Ok, le manda in campo me o noi abbiamo la nostra Krabby. Che sostituiamo subito e mandiamo Bulbasaur. Vai Bulba. Ok, ci diminuisce la difesa. Attenzione. Noi usiamo Seed Bomb. E con finta ci fa parecchio male ora che abbiamo la difesa diminuita. Parecchio male. Ok, per fortuna lo tiriamo giù comunque. Krabby vorrebbe imparare protezione. Direi di farglielo imparare al posto di... Beh, al posto di Base Grip, tanto è inutile, abbiamo Stomp, che è la stessa cosa. È più forte e in più fa tentennare l'avversario, quindi... Ok, manda in campo un Meo. Noi mandiamo ancora il nostro Krabby, anzi la nostra Krabby, continuo a sbagliare. Dato che è femmina. Meo, e a questo punto mandiamo Pidgeotto. Lui usa finta. Noi con Pidgeotto usiamo Tornado. Vediamo quanto danno gli facciamo. Niente, praticamente, ottimo. Questo Pidgeotto deve assolutamente imparare attacco d'ala. Assolutamente, altrimenti è davvero inutile. Cioè, guardate che poco danno fa con i suoi attacchi. Che poi resiste anche come Pokémon. Cioè, abbastanza resistente, perché comunque è un secondo stadio evolutivo. E non è male come difesa. Cioè, ci sta. Il problema è che appunto non ha attacchi utili. Allora, sarà un altro Meo. Lasciamo in campo Pidgeotto. Facciamo prendere tutti i punti esperienza a Pidgeotto. No, bruciapelo. È sicuramente tentenne, infatti. Ok, raffica. Forti questi Meo, Me lo ammazza? Sì, me lo ammazza. Peccato, addio Pidgeotto. Non prenderai più punti esperienza in questo percorso. E mandiamo in campo Squirtle a questo punto. Vai con Bubble Beam. Niente, questo usa ancora Sfuriate. Vai Bubble Beam. Finta, va bene. Ok. Oh, l'esercito di Meo di questa ragazza è stato incredibilmente forte. Allora, diamo un po' di cure ai nostri Pokémon. Allora, Bulbasaur, Squirtle e Charmeleon. Ok. Lasciamo ancora davanti un attimo Krabby. Facciamoli prendere un altro po' di punti esperienza. Ok, contro Pidgey magari potrebbe avere qualche opportunità di batterlo, Proviamo con Stomp. Però inizia con una... vedete che fa parecchi danni, Krabby. Il problema è che è stato Turbo Sabbia, quindi... rompe un po' le palle. Però Krabby se la cava davvero bene, Rattata, a questo punto cambiamo Pokémon e mandiamo Squirtle contro Rattata. Deve prendere un po' di punti esperienza anche Squirtle. Vorrei farlo arrivare almeno a livello 23 o 25. Ok, morso. E Bubble Beam. Buono, con Bubble Beam comunque fa abbastanza danno a Squirtle, Non è male. Nidoran, lasciamo Squirtle. Bubble Beam. Fortunatamente missa Furia. E questo fa parecchio male, Specialmente se fa 5 colpi, mannaggia lui, che ne ha fatti 4, fortunatamente. Fortunatamente ha mancato il colpo due volte, altrimenti Squirtle sarebbe morto, molto probabilmente. E un Meo, lasciamo Squirtle. Un Meo Shiny, davvero? Ma è pensata questa cosa, oppure... oppure è così, uscito a caso? Ecco, giustamente, Squirtle ce ne va. A questo punto mandiamo Bulbasaur, anzi mandiamo Krabby. Non si riesce a prendere punti esperienza. Stomp. Ok. Vai, li prende. Buono.
Ed ora tocca a Pikachu. Contro Pikachu mandiamo Bulbasaur. E usiamo Seed Bomb. Ok. Bulbasaur prende pochissimo danno dalle mosse di tipo elettro. E Pikachu non può fare nulla. Sweet Scent sarebbe profumino. No, grazie. Mi tengo queste mosse. Ok, a questo punto direi di andare al centro Pokémon di Lavandonia. Dovrebbe esserci Lavandonia qui in teoria. Ah, è vero qua. Mannaggia me. Mannaggia me. Mi sono bruciato questi due allenatori. Vabbè, prenderà punti Charmeleon probabilmente. Sempre se ancora vivo. Dovrebbe essere ancora vivo Charmeleon, vero? Allora, contro Clefairy mandiamo sì Charmeleon. Anzi, mandiamo Pikachu, usiamo doppio calcio. Ah no, è vero! Clefairy è di tipo folletto ora. Quindi il doppio calcio gli fa pochissimo danno. Ecco, ti sta bene, paralizzato. A questo punto usiamo Electro Ball. E addio Clefairy. E un altro Clefairy. Vai, mandiamo di nuovo Krabby. Facciamo di prendere un po' di punti esperienza anche a Krabby, Ok, e rimandiamo Pikachu. Con Electro Ball. Almeno prende anche un altro livello lui. E sì, ammettati pure la difesa, tanto io ti attacco con un attacco speciale, quindi. Ecco fatto. Pikachu vorrebbe imparare Scintilla. Se è fisica gliela insegno. Sì, è fisica infatti. Quindi al posto di Thunderbolt probabilmente potrebbe andare meglio. Oppure di Electro Ball, perché comunque è speciale. Però Electro Ball fa più danno in base alla velocità. Però fulmine è fulmine, cioè, boh. Magari al posto di attacco rapido, dai. Al posto di attacco rapido, insegno Scintilla. Ecco fatto. Ora dobbiamo per forza passare qui e infatti farci sfidare da questo rischio tutto. Growlithe. E noi abbiamo Krabby. Va bene, c'è stato uno scontro di abilità incredibile lì. Mandiamo Charmeleon con l'acerazione. Dato che il nostro Squirtle è morto. Vai, lacerazione. Mi servirebbe un bel brutto colpo, Oppure basta anche. No, non basta, infatti. Mi servirebbe un brutto colpo, ma non è arrivato. Sarebbe servito un brutto colpo che non è arrivato. Ok, Bubble Beam su Krabby. È un attacco speciale, quindi non serve a niente, ma è comunque meglio di rafforzatore. E però ha una buona difesa Krabby, quindi è meglio di Leer, dai. Torniamo in Leer. Perlomeno è una mossa di tipo acqua. E infatti... No, infatti niente. Lasciamo Charmeleon qui. E ammazziamo Vulpix. Ok. Riusciamo ad arrivare al centro Pokémon? O ci sono altri allenatori nel mezzo? Ok, no. Possiamo arrivare al centro Pokémon di Lavandonia. E questa cosa non è cambiata. Qui ovviamente non facciamo niente, Non facciamo niente. Sono arrivato qui solo per fare... Appunto, solo per curarmi... i Pokémon. Noi in questo episodio dobbiamo battere tutti gli allenatori del percorso 8. Qui non c'è nessuno strumento invisibile. Gli strumenti invisibili sono qui dentro. Però andiamo a battere altri allenatori ora. Chi abbiamo davanti? Krabby? Krabby livello 20, direi che va più che bene. Quindi rimettiamo Charmeleon. Non posso perdere con questo piano. Vediamo che piano ha sto tipo. Super Nerd Glen. Niente, sempre con Grimer. E noi lo abbrustoliamo. Un Mach. Ok, un Mach. Purtroppo non abbiamo mosse di tipo terra in grado di poter gli fare danno super efficace. L'unica cosa che possiamo fare è usare Flamethrower di prepotenza. Ok, livello 31. Un altro Grimer. E un altro Flamethrower. Ecco fatto. Perfetto. Una sfida in doppio lì. No, non volevo andare nella borsa, volevo andare in Pokémon. La sfida in doppio la facciamo con Squirtle. Dai. Squirtle e Bulbasaur.
Vediamo un po' come cosa esce qua. Eccoci qui, sfida in doppio contro Elian, le gemelline. Contro Clefairy e Jigglypuff, ok. Hanno una buona difesa speciale questi, quindi non mi è andata molto bene. Allora, concentriamo il fuoco su Jigglypuff. Bubble Beam, vai su Jigglypuff. Infatti non riusciamo a batterlo. Però a questo punto Seed Bomb su Clefairy e Pistola Acqua su Jigglypuff. Perfetto. Squirtle a livello 22. Seed Bomb e Bubble Beam. Tiro continua ad aumentarsi la difesa, ma tanto non lo attacchiamo con attacchi speciali, quindi non conta. Perfetto, Squirtle a livello 23. No, lo facciamo evolvere. Un altro allenatore. Il mio Koffing è tosto. Ecco, peccato che non abbia messo davanti Charmeleon. Rimedieremo ora. Oppure potremmo combatterlo direttamente con Bulbasaur. Leech Seed. Proviamo? Dai, proviamo. No, non proviamo. Non proviamo assolutamente. Ok, l'abbiamo messo con Parassistema però. Quindi potremmo mandare forse qualcun altro al posto di Charmino. Dai, mandiamo Charmino. Facciamo prendere il punto esperienza da lui e non rischiamo altri Pokémon. Infatti lui usa Fango, che è potentissimo come attacco in questo caso. Ma noi ora lo brustoliamo con Flamethrower. Dovrebbe morire in teoria. Esatto. Perfetto. A questo punto diamo una pozioncina a Bulbasaur. Ecco fatto. E rimettiamo davanti il nostro Charmeleon. Ecco fatto. Questa è l'ultima allenatrice del percorso, mi sa, sì. Sì. Abbiamo preso un sacco di punti esperienza in questo percorso. Ma prima di finire l'episodio andremo anche a catturare i due Pokémon che troviamo qui nuovi. Ormai Charmeleon è una macchina da guerra. Cioè non lo ferma più nessuno. Allora, andiamo qui dentro. Andiamo a prendere gli strumenti nascosti. Qui abbiamo una Roostberry. Qui una Loonberry. Qui abbiamo un Pokémon selvatico. Un Ekans. Ok, un Ekans che morirà. Perché abbiamo già. Qui dentro stiamo cercando Growlithe e Vulpix. Altro Pokémon. Ok, altro giro, altra corsa. Eccolo qui, Growlithe. Charmeleon non dovrebbe essere in grado di ucciderlo con un solo Fire Fang. Perfetto, perfetto, quindi Pokéball. E catturiamo anche Growlithe. Preso. È stato facile. Ed è stato anche aggiunto al Pokédex. Andiamo a prendere quest'altra bacca. E come strumenti abbiamo finito. In questo percorso, se non sbaglio. Non dovrebbero esserci altri strumenti, no, in giro? Non credo, almeno. Dovremmo aver preso tutto, qui. Sì, penso proprio di sì. Diamo un'occhiata per sicurezza. Ok, aver preso tutto. A questo punto cerchiamo un Vulpix, catturiamolo. E direi che poi l'episodio può finire qui. Eccolo qui, Vulpix, come non detto, preso. Allora, per indebolirlo però... Per indebolirlo direi di mandare Squirtle, così resiste ai suoi attacchi. Esatto, ha una buonissima difesa. E usare Skull Bash, non dovrebbe ucciderlo, eh? Dai. Non dovrebbe ucciderlo con un solo Skull Bash. E invece no, niente, è morto. Come non detto. Cerchiamo di nuovo. Ekans. Niente, Ekans. Ekans è semplicemente punti esperienza gratis per il mio Charmeleon. Tanto come vedete le battaglie sono molto veloci, hanno ridotto molto i tempi rispetto ai Pokémon
È Pokémon normale, gioco Pokémon normale. Anche Meo. Punti esperienza gratis. E saliamo al 32, perfetto. Dai, tira fuori un altro Vulpix, gioco. Eccolo. Questo non dobbiamo ucciderlo, però. Non dobbiamo ucciderlo. E chi mandiamo? Mandiamo Pidgeotto, che non fa danni. Ecco, ci torna utile in questo modo, Pidgeotto. Tanto resiste sui attacchi, perché comunque è una buona difesa. Però non lo ucciderà mai nella vita. Infatti. E ecco qua, un altro Gast e poi proviamo a catturarlo. Oddio, Spite. Va bene. Tiriamo questa Vulpix. Vulpix femmina. Esce dalla Pokéball. Ok. Va bene, Vulpix. Come hai usato? Vita rossa uscire dalla Pokéball. Dai, dai, prendiamola. Perfetto. Vulpix è stata catturata. E i suoi dati sono stati aggiunti al Pokédex. Ora possiamo uscire da questo percorso. Prima di andare a Lavandonia, andiamo a Zafferanopoli. La guardia ci lascia passare. Non dovrei lasciarti passare, ma se puoi battere Sabrina, ti lascerò passare. Ok. Eccoci qui a Zafferanopoli. Andiamo subito al centro Pokémon, che dovrebbe essere sotto, se non hanno cambiato le cose. Eccoci qui. Curiamo i Pokémon. E qui a Zafferanopoli il video finisce. Nel prossimo episodio esploreremo Zafferanopoli e proveremo anche a battere la capopalestra Sabrina. Grazie a tutti per aver seguito questo video. Io vi ricordo di mettere un mi piace se il video vi è piaciuto, di commentare e di iscrivervi al canale per non perdervi i prossimi caricamenti. Da Glacial Sphere è tutto. Al prossimo video.